Salve a tutti e grazie di essere qui. Lo so, vi avevo promesso un video di allenamento al femminile, ma state sicuri che arriverà. Ci tenevo a farlo con Roberta. Questo però non sarà un video meno interessante. Anzi, dopo l'ultima live fatta proprio qui sul canale assieme a Mattia, ho avuto modo di riflettere sulla mia ultima decade passata a praticare questa magnifica disciplina che è il culturismo. E ho riflettuto tanto sui cambiamenti, sull'evoluzione che ho fatto nel corso degli anni, non tanto fisica quanto sull'approccio. Ho imparato infatti che il bodybuilding non è metodo, il bodybuilding è principio e questo vale tanto in questa disciplina quanto a mio parere in molti altri aspetti del tutto differenti e nella vita in generale. Perché spesso si ricorre a un metodo specifico? Semplicemente perché non si conoscono i principi. Cominciamo a parlare di allenamento. Cosa è cambiato negli ultimi 10 anni di pratica in palestra? Io ho avuto la fortuna, sfortuna di partire da autodidatta, di conseguenza ho fatto tanti errori, ho perso tanto, tanto tempo, ma ho accumulato anche tanta esperienza. Sono cresciuto magari non fisicamente, ma l'esperienza che ho accumulato mi ha permesso di capire che spesso il bodybuilding non è la ricerca della soluzione effettiva, bensì è la limitazione dell'errore. Infatti, con il tempo ho fatto sempre più selezione degli esercizi veramente efficaci, quelli che si adattavano alle mie possibilità e alle mie necessità, scremando in maniera sostanziale molte delle tecniche di intensità che prima utilizzavo a iosa, superset, jumpset, dropset, rest pose, le ho messe tutte da parte, così come ho imparato che non si ha bisogno di un programma complesso per migliorare. La complessità è in noi, è nell'intensità che riusciamo ad esprimere in un banalissimo 3x10. Una delle limitanti più grandi, infatti, è quella di cercare la motivazione nel programma, nella scheda e non nella singola sessione di allenamento. Attualmente il mio focus è dato dall'entrare in palestra e fare di meglio rispetto alla sessione precedente. Questo che mi spinge in avanti e questo che mi ha permesso di tenere la stessa programmazione, lo stesso protocollo per mesi, provando uno stimolo sempre uguale, sempre della stessa intensità ogni volta che entravo in sala pesi. Alla base del vero miglioramento c'è il sovraccarico progressivo, la capacità di aggiungere qualcosa ogni volta che ci alleniamo. E quando parlo di sovraccarico progressivo non mi riferisco unicamente ai pesi utilizzati che devono necessariamente salire. Sappiamo benissimo che a volte serve più tempo di quello che ci saremmo aspettati per avere dei miglioramenti sotto l'aspetto prestativo, ma non è detto che non possiamo migliorare per quanto riguarda la tecnica, la gestione del carico, il volume di sessione. E questo ci fa riflettere anche sull'importanza di una buona periodizzazione per evitare stalli sul breve periodo. Quindi nel tempo ho compreso quanto la semplicità fosse effettivamente qualcosa di estremamente complesso. Parlando di integrazione, invece, mi domando ancora quante ville sulla spiaggia e auto di lusso, proprietari di ben note case di integrazione, si siano comprati con i miei risparmi. Eh sì, ci sono caduto anche io, dando valore al prodotto perché ritenuto fondamentale per un risultato. Per quanto io faccia ancora, logicamente uso di integratori, rappresentano veramente una minima percentuale se paragonata alla quantità smodata di barattoloni e bustine assunte in passato. Sono un'opportunità per migliorare il proprio recupero, per avere dei vantaggi che sono comunque minimi. Quando si dice che l'integrazione rappresenta il 5% del risultato finale, io vi dico, ma magari. Attualmente faccio uso di pochissimi prodotti come può essere un multivitaminico, vitamina C, proteine in polvere, qualora servano a integrare la mia quota giornaliera o altre sostanze di cui effettivamente si abbia efficacia comprovata, come può essere la creatina. Infatti
Infatti, non deve essere vostro cugino, Tizio, Caio, Sempronio a dirvi che quel prodotto è miracoloso, bensì magari avere un riscontro in termini di studi potrebbe essere sicuramente migliore. A tal proposito, vi consiglio questo sito qualora vi servissero delle evidenze su integratori specifici. Parliamo infine di alimentazione. Quante diete che ho fatto e credo che il problema sia stato proprio questo. Non seguo un regime alimentare che porti un nome o una sigla ormai da un bel po' e probabilmente la svolta è stata proprio quella. Ho iniziato il video dicendo che bisognerebbe mettere da parte il metodo per capire prima quali sono i principi, perché si può dimagrire con una chetogenica, perché si può dimagrire con una high carb low fat, e perché si può dimagrire, ebbene sì, con una dieta bilanciata, questo non ve l'aveva detto nessuno, perché alla base di tutto c'è un deficit calorico, sì, è la cosa più importante, no, alla base c'è l'aderenza, la costanza, per quanto tempo voi riuscite ad essere costanti e a mantenere un determinato approccio alimentare, a mantenere un surplus, a mantenere un deficit. Quindi, via fiocchi di latte anticatabolici e caseine prima di andare a dormire. Via avena obbligatoria al mattino e merluzzo assolutamente necessario per i periodi di definizione. Benvengano tanti altri alimenti con una gestione attenta dei nutrienti, badando bene a non estremizzare. Sì, perché alcuni approcci come Leafy Fit Your Macros basato su Smarties, merendine e torte alla crema sono la risposta altrettanto estrema degli approcci rigidi e chiusi come erano quelle diete da frigo in cui gli alimenti erano quelli e quelli soltanto. I carboidrati erano il demonio e ti trovavi 400 grammi di proteine al giorno per non rischiare di catabolizzare. Sotto questo punto di vista, pur mantenendo delle abitudini alimentari pressoché costanti nel tempo, quindi con degli alimenti che a me piacciono, può sembrarvi strano, ma io amo il riso, amo il pollo, amo mangiare e star bene, ho comunque apprezzato una certa flessibilità ulteriore, ho imparato a manipolare macros per raggiungere i miei obiettivi, senza rimanere schiavo delle applicazioni 365 giorni l'anno. È vero che in determinati periodi, come può essere quello di un pre-contest, si deve necessariamente prestare attenzione a quel che si mangia, ma soprattutto a quanto si mangia, ma tutto il resto del tempo mantenere delle abitudini alimentari sane, mantenere una dieta varia possono aiutarvi anche a evitare attacchi di binge eating e mangiate sregolate soltanto perché per un lungo periodo di tempo vi siete negati tante troppe cose. Detto questo, spero che questa riflessione che ho fatto con me stesso e che ho voluto condividere con voi sia stata apprezzata. Mi piacerebbe tanto, tanto sapere come è cambiato il vostro approccio nel tempo, quindi benvengano i commenti, mi raccomando, come al solito, moderazione e soprattutto rispetto. Come ho detto, come dico sempre, prima si rispettano le persone, poi si rispettano le regole. Detto questo, ragazzi, ci vediamo presto, giuro che il video sull'allenamento al femminile ve lo faccio. A prestissimo!